l'assessore che ha fatto tanta pazienza, ha portato a allora io non voglio parlare sul punto, volevo riprendere l'espressione di Giancarlo Gesù della ballata popolare che 10 anni che la dice, ma questo non lo dico a suo, lo dico a suo favore, perché vuol dire che le persone di scuola non li ascolta nessuno, diciamolo chiaramente. Non si balla da soli, questa è la mia piattaforma oggi del mio discorso. Non si balla da sole, si balla su una pista, e la pista è il territorio, c'è poco da fare. Allora, una sollecitazione sempre di Giancarlo, perché è quella che, come dire, mi trovo più vicino col cuore, no? Anche se con la testa mi piacciono anche gli altri due approcci. Beh, bella scoperta che i ragazzi di liceo hanno migliori risultati di quelli del professionale. Però chiediamoci, qual è la variabile che interviene? Beh, io ho fatto tanti anni la dirigente di un liceo classico ed erano tutti figli di papà. Abbiamo fatto la scuola di classe in questo paese. Ai professionali ci vanno invece i poveretti, poveretti culturalmente, non solo di soldi. E disabili, ragione. Allora, io è da alcuni anni che faccio consulenza ad una scuola, qui c'erano 3 rappresentanti di questa scuola, beh, mi dico, se facciamo parti uguali fra disuguali, se calcoliamo l'organico, le risorse umane, finanziarie, strumentali, allo stesso modo, pensando che questa, come posso dire, questa unità dia poi inclusione ed equità, abbiamo sbagliato. Negli altri paesi, io sono stata 2 volte in Svezia, alle scuole difficili, non solo per i ragazzi, per gli insegnanti vengono retribuiti di più, vengono dati più risorse, e però anche qui bisogna dire che la politica sindacale mai e poi mai è andata in questa direzione. Siamo tutti uguali a fronte di carichi di lavoro, di contenuti di lavoro. Per non parlare quello di cui diceva Graziella, mi dispiace, l'orientamento non funziona per tanti motivi, perché poi la scuola media, vabbè, però si basa sui voti poi sostanzialmente. Non possiamo cambiare la cultura, come dire, umanistica, forse letteraria di questo paese, perché il senso di nuovo umanesimo sarebbe umano. Questo lo dico proprio come persona di scuola che ancora non è nella scuola ma lavora con le scuole e per le scuole. Poi io da un anno sto facendo un'esperienza molto positiva come presidente dell'istituzione Sofia, quella che gestisce i servizi. Bene, il vantaggio gestionale non c'è più perché fu creata per la gestione manageriale, c'è scritto così, andate a vedere sul regolamento di Sofia, sul comune di San Lazzaro, manageriale. È il contrario di burocratico, mi permetto di dire, cioè li devi far fruttare questi soldi, non ti dico le procedure, ma devi raggiungere dei risultati. Bene, con l'armonizzazione del bilancio, la dottoressa Armone mi può confortare su questo, non ha più senso. Dobbiamo lavorare sulla progettualità educativa e didattica. Sì, lo 06, se guardo San Lazzaro, quante scuole dell'infanzia e nidi sono gestiti da cooperative senza progetto educativo, ve lo assicuro. Certo, c'è la tradizione, ci sono le routine passate, ma non c'è più niente, ve lo dico. Allora, mi sto sforzando di far passare questa cosa. Un'ultima cosa volevo dirla: se non guardiamo bene la realtà con occhi laici e davvero vedere qual è, non possiamo pensare di cambiarla. Purtroppo il dibattito è stato tutto interno alla scuola, guardare l'ombelico della scuola, ma la scuola non è solo come la si gestisce, non è solo, è fatta di persone che bisogna valorizzare. Io personalmente sono contrario al merito perché creerà delle divisioni. Io ho sempre avuto un grande sogno, nel senso che proprio l'ho sognato una notte, di mandarsi sì, il 10% potevo licenziare gli insegnanti, i pazzi, quelli che
Lo stesso discorso andrebbe fatto per i dirigenti, per tutti, sia ben chiaro. Anzi, quando la squadra non va, si manda a casa prima l'allenatore, poi si fanno delle altre. È così. Io ho giocato a pallacanestro da giovane, lo so bene. Non a caso, da interista dico, con Mourinho si vinceva, dopo Mourinho più niente. Ci sarà pure qualcosa, no? Ecco, allora, qualcosa bisogna farlo. L'amministrazione non ha mai fatto niente perché gli insegnanti diventino bravi. Ragione Cassese, come diceva Cassese? Che l'amministrazione pubblica non sa chi vuole, non lo sa selezionare. Scusate, mi ho avuto insegnanti selezionati da concorsi che, insomma, dargli lo stipendio era già una cosa grossa. I dirigenti hanno fatto i concorsi. Oh, per non parlare dei dirigenti, gli ultimi poi reclutati, non ne parliamo, lo dico con cognizione di causa, e invece ho avuto insegnanti presi dalla graduatoria che invece mi hanno salvato delle situazioni. Allora, valutiamoli bene almeno in ingresso, ma non con i concorsi cartacei, con i temi. Come fanno a insegnare le competenze che non ce l'hanno loro, le competenze professionali? Io in una scuola, per far capire il concetto di competenze, ho dovuto fargli fare un temino. Sì, sì, scrivete quando siete, quando vi siete sentiti competenti. E quando è? E allora dopo, perché non ce la facevo più, è inutile che spieghi in via teorica. Allora, se facciamo i concorsi in cui devono parlare del due, di quello, di quell'altro, oppure devono fare... Ma c'è stato qui, purtroppo, l'università che l'ha fatta da padrone. Allora, quando uno diventa medico, non va di nuovo all'università, ma lo sbattono a fare il tirocinio a pronto soccorso. E lì chi sa mettere i punti, come me, ce la fa.